Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo video dedicato a The Sims. In questo episodio vedremo il nuovo staff pack che è uscito qualche giorno fa, il mio primo animale. Quindi con questo nuovo staff pack hanno aggiunto i roditori. Accudisci un nuovo animale, introduci un habitat nella tua abitazione con nuovi animali di piccola taglia, come appunto il criceto, topo, ricci, insomma ci sono i piccoli roditori. Vesti i tuoi cani e gatti, mostra i tuoi simili e i loro animali che sono fatti gli uni per gli altri con abiti coordinati, quindi ci saranno insomma dei vestiti per i nostri animali a quattro zampe. E poi ci sono anche nuovi oggetti della modalità costruisci, decora con le stampe degli animali. Quindi è chi dei simili di abbellire il soggiorno con decorazioni ideate ad hoc, e mobili ispirati agli animali, camera per bambini, adorabili cuscini felini, insomma ci sono un po' di materiale nuovo. Guardate, ecco qua, abbiamo nuovi tappeti, c'è questo che è l'habitat per i nostri roditori, c'è una nuova libreria, tante cose in più per i bambini, e questa cosa non è male perché in realtà per i bimbi non ci sono tantissime cose nella modalità costruisci secondo me. Quindi come espansione non mi dispiace, come piccolo staff pack, perché poi in realtà si tratta di una piccola aggiunta, non è una vera e propria espansione. Quindi vediamo insieme tutte queste novità. Io direi di vedere questo nuovo staff pack con la famiglia di Tommy, Emily e Francesco, visto che principalmente nella modalità costruisci le cose che hanno aggiunto sono per i bambini. L'unico bambino che abbiamo nella serie al momento è Francesco, quindi voglio utilizzare questo, cioè voglio scoprire questo nuovo staff pack con questa famiglia, anche se in realtà Francesco è un bebè, quindi magari dovremmo anche farlo passare d'età, cosa che probabilmente farò in questo video. Prima di tutto però vorrei vedere i vestiti che hanno aggiunto ai nostri amici a quattro zampe. Poi questo animale non farà parte della famiglia, lo voglio utilizzare soltanto adesso per vedere le cose che hanno aggiunto. Tra l'altro questa razza, gli husky, mi piacciono davvero tantissimo. Vediamo però l'abbigliamento, cosa hanno aggiunto. Abbiamo un cappellino, cioè di tantissimi colori. Guardate quanti colori che ci sono. Poi abbiamo... vediamo un po', abbiamo questa tuta spaziale, no vabbè, troppo simpatico. Anche qua abbiamo tanti colori, cioè tanti, alcuni, non tantissimi in realtà. La tuta tutta arancia, poi abbiamo questo, questa giacchina molto elegante, super formale. Anche qua abbiamo tanti colori. Poi c'è questo cappottino con i fiorellini. Anche qua tante varietà di colori, c'è cioè con i fiorellini, ma in realtà anche con altre fantasie, a righe, molto eleganti anche questi. Poi abbiamo una magliettina, una semplice magliettina di diversi colori e fantasie. Che bella questa con la stellina sulla schiena. Poi c'è questa, no, guardate, a forma di banana, no vabbè, anche qua diversi colori. E poi l'ultimo è questo, no, con il cappuccio, con il musino, troppo bello. E qua gli altri colori che abbiamo sono blu, azzurro con le stelline, azzurro con i pesciolini. Questo tra l'altro è uguale al pigiamino dei bebè. E poi abbiamo, questo è il mio preferito in assoluto, bellissimi, davvero bellissimi. Vediamo per i gatti se c'è qualcosa di diverso, e facciamo come gattino, scegliamo questo, vediamo se c'è qualche vestitino nuovo. Allora devo deselezionarli perché altrimenti alcuni fanno parte ancora dell'espansione cani e gatti che non avevo guardato. Cappellini niente, tra l'altro questo è troppo simpatico, fa parte dell'espansione cani e gatti, che tra l'altro per avere questo staff pack, per utilizzare questo staff pack dovete comunque avere l'espansione cani e gatti. Vestiti invece cosa abbiamo? Allora questi fanno tutti parte però dell'espansione cani e gatti, quindi mi sa che per i gatti non hanno aggiunto niente, soltanto questo, o c'è qualcosa in più? Questi qua, ok, tutti questi. Allora vediamo, c'è questo, magari togliamo questo qua, togliamolo, ok. Abbiamo quindi questo, questa mantella, anche qua di tantissimi colori. Poi abbiamo questo che è come quello per i cani, quello che abbiamo visto prima, anche qua con tantissime varianti di colore. Anche questo identico a quello per cani,
questo è uguale. E l'unica cosa diversa che hanno fatto per i gatti è questa, la farfalla, mentre invece gli animali, i cani hanno la banana. Molto carini, simpatici. Quindi queste sono le cose che hanno aggiunto nella modalità Crea un Sim. Adesso però vediamo gli oggetti che hanno introdotto nella modalità Costruisci. Quindi andiamo ad eliminare i nostri animaletti, che al momento non li voglio aggiungere. E fatto questo, andiamo a vedere tutte le cose che hanno aggiunto con questo nuovo Stuff Pack. Questi sono tutti gli oggetti che potete trovare in questo nuovo Stuff Pack. Sinceramente non sono tantissimi, però vediamoli insieme. Abbiamo questo divano a due posti, con questo cuscino dove abbiamo un bel bassotto. Poi c'è anche in tantissimi altri colori, davvero molto belli. Bellissimo anche questo tutto nero, quasi quasi lo sostituisco a questo, sapete? Facciamo così e mettiamolo qui. Poi questo perché qua. Ok, poi vado ad eliminare anche queste cose degli animali che ormai non abbiamo. Poi vediamo un po' che altro c'è. C'è questo tavolino che potremmo magari mettere qui. Vediamo in che altri colori c'è. C'è rosa, c'è grigio, azzurro, nero, color legno, legno più scuro. Quasi quasi potremmo fare o questo oppure anche grigio. O perché no, magari anche nero, che ci sta bene. E questo mettiamolo così qui. Poi abbiamo la scrivania per i bambini. Guardate che bella questa, con tantissimi colori. Questa ad esempio mi piace un sacco, questi due colori abbinati insieme. Anche questa però è davvero molto molto bella. Tra l'altro adesso ho intenzione di far passare di età Francesco, che da un po' che ormai è bebè, però come potete notare in realtà abbiamo soltanto una camera da letto in questo appartamento, quindi dovrò apportare delle modifiche. Quasi quasi potremmo anche farlo, quindi faccio velocemente un piccolo spostamento. Questa stanza sarà quella di Francesco, quindi andiamo a dare un colore alle pareti e direi di fare qualcosa di colorato, tipo, vediamo qua se c'è qualcosa di carino, tipo questo. Perfetto, e a questo punto vado a spostare momentaneamente il lettino e lo metto qua, questa scrivania la metto qui. Poi qua cosa abbiamo? Questo, e lasciamolo intanto qui. Questa cesta dei giochi la mettiamo qui, così, tutto momentaneo, in realtà poi sistemeremo meglio. Questo lo metto qui, elimino l'orsetto e il letto matrimoniale dei genitori lo metto centrato nella stanza. E adesso riprendiamo a vedere gli oggetti. Abbiamo questa lettiera per animali, per gatti, guardate che bella. Anche qua ci sono tanti colori, tante fantasie. Questa ad esempio è bellissima. Poi abbiamo gli habitat per i criceti, per i nostri roditori, che sono parecchio ingombranti, parecchio grandi. Questa la metterei in camera di Francesco. Abbiamo questa che è quella del riccio. Poi c'è questa che invece è di un ratto domestico. Poi abbiamo quella del criceto, quindi criceto, ratto e riccio. Io prenderei quella del criceto, questa qua, che costa 700 simoleon, e la metterei in camera di Francesco. Quindi spostiamo questa, eliminiamo l'orsetto, eliminiamo la pianta e questa mettiamola qui. E abbiamo tanti colori: azzurra, verde, rosa, blu. La farei quasi quasi blu come le pareti. Poi cosa abbiamo? È questa scatola Bau,
Bellissimo anche questo, con tutti i giochi degli animali. Guardate. No, vabbè, questa è bellissima. Mi piacciono un sacco. Poi abbiamo l'habitat per criceti orizzontale. Magari mettiamolo tipo qui. Ok. Poi questo invece verticale. Magari lo lasciamo qui. Poi abbiamo un po' di quadri, di poster. Poi ci sono delle nuove tende. C'è la ciotola a forma di tronco di un albero. Poi abbiamo questo per i gatti. Anche questo è gigante. Questa invece è una lampada. Magari potremmo metterla tipo qui, che ci sta bene. Poi cos'altro c'è? Abbiamo questa cesta per gli animali per dormire a forma di uovo. È davvero molto simpatica. C'è in altri colori, quindi anche in altre fantasie. Poi abbiamo un'altra cesta, sempre per gli animali. Guardate che bella, è gigante. Potrebbe essere utilizzata anche come un tappeto in realtà, secondo me, tipo posizionata qua. Non dovrebbe neanche starci troppo male, però sì, in realtà questa è per gli animali. Poi abbiamo questa poltroncina, che è davvero troppo bella, quindi io questa la lascio e la metterei tipo, vediamo dove può star bene. Tipo magari qui, sì, vediamo altre fantasie, altri colori, con la caramella, con la fragolina, bellissimi. Mettiamo questo. Poi abbiamo le sedie colorate, di tantissimi, tantissimi colori. Poi questo divano, che è perfetto da mettere sotto le finestre. Spostiamoci qua, eccolo qui. Poi abbiamo questo piccolo che abbiamo già visto, il tavolino l'abbiamo già visto, c'è questo tavolo basso con l'acquario all'interno, carino. Dobbiamo ancora spostare la libreria, però non saprei dove metterla. La mettiamo magari qui, tipo qua. Qui mettiamo la luce, qui mettiamo il letto. Poi manca la sedia per la scrivania, quindi quasi 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 io metterei tipo questa. Perfetto, che è del suo colore. E questi li abbiamo già visti. Questo per misurare l'altezza. Poi abbiamo uno specchio a forma di gattino. Anche qua tanti colori. Magari facciamolo grigio. Poi abbiamo un altro tappeto gigante. Poi abbiamo questo condominio per gatti, pancia mia, sempre per gatti. Abbiamo quest'altra lampadina a forma di animaletto, molto simpatica. Abbiamo questa libreria, molto carina. Poi c'è questo animaletto, questo peluche. E l'ultima cosa è il tavolo di attività, che magari potremmo mettere tipo qui, che così Francesco lo può utilizzare. Però qua un po' in mezzo potrebbe dare un po' fastidio, quindi magari facciamo così, eliminiamo la cesta dei giochi e questo lo mettiamo tipo qua al centro della stanza. Facciamo così. Così, mettiamolo qua, lasciamolo qui. Ok, queste sono tutte le cose che fanno parte di questo nuovo staff pack. Magari hanno aggiunto anche qualche pavimento. Vediamo, no. Pareti, nulla. Però sono davvero molto carine le cose che hanno aggiunto. A mio avviso questa non è uno staff pack da avere necessariamente. Potete secondo me anche fare a meno di acquistarlo. È carino proprio perché c'è la possibilità di avere i roditori, però ce ne sono altre che sono molto molto meglio secondo me. Fatto questo, visto che abbiamo arredato un pochettino la camera di Francesco, anche se in realtà la vedo un po' troppo piena, quindi magari questa poltroncina potremmo anche mettere in camera dei genitori, che così magari quando va in camera dei genitori può sedersi sulla poltroncina, perché altrimenti non saprei dove metterla. Mi sembra un po' troppo piena e caotica in realtà questa cameretta, proprio perché abbiamo tante cose. Però magari cambiamo il colore di questo habitat e facciamolo così. Magari togliamo anche queste, ve li ho fatti vedere, però preferisco forse senza niente. E a questo punto io metterei già il lettino da bambini. Potremmo mettere o questo qui
dedicato sempre agli animali. Vediamo questo. Sì, questo ci sta bene, lo possiamo mettere. E a questo punto la lampada la mettiamo... mettiamola qui, così. Ok, quindi fatto questo, direi di iniziare a vedere come funziona l'habitat per gli animali, come possiamo interagire con questi roditori con il nostro criceto. Ed eccoci qua, come prima cosa vediamo se Francesco può interagire. No, può soltanto rinominare per dare il nome al criceto. Io lo chiamerei Gigio, come il topo Gigio, che mi piace molto. Ok, e selezionando l'habitat possiamo vedere le necessità del nostro animaletto, del nostro roditore, in questo caso del nostro criceto. Quindi possiamo vedere se ha fame, se ha bisogno di attenzioni e le attività. Al momento è soddisfatto e non ha fame, quindi fantastico. Però Francesco essendo un bebè, al momento può soltanto decidere il nome del sim. Quindi a questo punto io passerei a Emily e vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, possiamo osservare, quindi sì, direi di osservare il nostro nuovo criceto. Magari Francesco, vieni qui. Poi cos'altro possiamo fare? Dare un dolcetto, giocare insieme, parlare, urla contro, parlaci, diffama, chiedi della sua giornata e chiedi dei roditori. Facciamo chiedi dei roditori, vediamo un po'. Ah! Brihau! Ok, così gli sta dando il dolcetto. Ma questo è un criceto molto strano in realtà. Ha un vestito, qualcosa di strano. Oh, Nubu! E parla e facciamo chiedi della sua giornata. Abbiamo addirittura svela un segreto a Gigio. Giocosa. Ricreazione per roditori. Per un minuscolo roditore basta un po' di ricreazione per fare miracoli. Roditore contento per aver osservato un roditore. Emily è vittima di una forma acuta di graziosità dopo aver guardato la sua allegra bestiolina scorrazzante per l'habitat. Molto bene, poi possiamo liberare, lascia il roditore libero di vivere nella natura aperta. Ok, quindi se lo liberiamo non sarà più un nostro animale domestico, quindi non liberiamolo al momento, però volendo possiamo anche farlo. Poi habitat pulito, lo dovremo pulire quando ovviamente avrà necessità di essere pulito, quando sarà sporco. Ok, quindi queste sono le interazioni che possiamo fare con l'habitat. Vediamo invece qui con Francesco cosa possiamo fare, se lo può utilizzare. No, può soltanto guardarlo perché è ancora un bambino. Quindi io direi, Emily, di preparare una torta. Cucina e prepara la torta per festeggiare il compleanno di Francesco. Prepara una torta al cioccolato. E quindi facciamo che vieni qui intanto Francesco e guarda video di bebè e poi facciamo gioca a Baby Blocco Bill. Intanto Emily sta preparando la torta al cioccolato e abbiamo Tommaso che è via a far colazione al ristorante. Pensa al membro della famiglia, ok, tra l'altro loro non stanno ancora andando d'accordo, cioè continuano a litigare ogni volta che stanno insieme, non si sopportano, insomma, quindi penso di farli separare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se secondo voi è una buona scelta. Secondo me sì, perché ogni volta che sono insieme nello stesso appartamento, si ritrovano insieme in questa casa, diventano tutti e due molto furenti, quindi ho paura che non vadano molto d'accordo. Vediamo se la torta è pronta, che così poi festeggiamo il compleanno, anche se in realtà manca Tommy, però lasciamolo dov'è, visto che comunque la loro relazione non è molto alta, quindi non festeggiano il compleanno insieme, tutti e tre insieme. Vediamo quanto manca la torta. Eccola qua, quindi a questo punto io direi di... Dove la stai portando? No, perché qua? No, allora, scusa, ma io te la metto qua e poi mi fai, aggiungi le candeline. Emily comunque è bellissima. Eccolo qua, è tornato. Ah no, Tommy inizierà ad andare a lavorare fra circa un'ora, quindi ok. E poi altre scelte. Aiuta a soffiare sulle candeline a Francesco. Ok, ci siamo. Tra l'altro per sbaglio ho fatto soffiare sulle candeline ad Emily e quindi è passata di età. Poi modificherò questa cosa e la farò tornare una giovane adulta.
Ecco qua, adesso Francesco diventerà un bel bambinetto, vediamo un po'. Eccolo qua, Francesco è passato di età, seleziona un'aspirazione e un tratto sostitutivo. Allora, facciamo mentale, bambino prodigio, motoria, birbante turbolento, prodigio artistico oppure estroverso. Facciamo che sia un bambino creativo e poi scegli un tratto e quindi facciamo creativo appunto. Eccolo qua, vediamo un po'. Assomiglia un po' a Tommy, a parte gli occhi, lui ha gli occhi completamente verdi, di un verde bellissimo. Quindi fatto questo direi di provare questo nuovo tavolino, vediamo un po', disegna delle forme, vediamo. E poi a questo punto potrà anche interagire con il roditore. Studia il roditore. Parla, vediamo se c'è qualcosa in più. No. Gioca insieme. Allora direi di studiare il roditore. Ok. Intanto Emily, hai bisogno di andare in bagno, quindi usa. Vai e poi magari mettiti al computer. E fai, gioca una partita, anzi magari prima mangia un pezzo di torta e prendi un pezzo. Intanto lui è qua che sta disegnando, quindi alla fine questo è un semplice tavolo creativo, non è niente di più. Ok, facciamolo disegnare un pochettino. Bravo, un bell'arcobaleno sta disegnando. Perfetto, adesso passiamo a vedere come studia il roditore, che tra l'altro è appena salito sulla ruota, guardatelo. Vediamo un po'. Ah, ok. Molto bene, poi che altro possiamo fare? Libera, no, niente di più, non ci sono altre interazioni, le abbiamo viste tutte. Chiediamo della sua giornata e poi direi che siamo anche a posto così. E ottieni un tavolo di attività, disegna due immagini durante lo stato emotivo ispirato. Ok, tra l'altro ho fatto anche i compiti, ah, ok, quindi se studia il roditore di conseguenza fa i compiti. Molto molto interessante questa cosa. Nulla, abbiamo visto di cosa tratta questo nuovo staff, perché nel frattempo riprendiamo a disegnare. E come vi dicevo prima, secondo me non è necessario acquistare questo nuovo staff pack, perché ce ne sono di migliori. Se però vi piace averle tutte, allora prendetela, però a mio avviso non c'è niente di troppo nuovo, a parte questo inserimento, ma è davvero una piccola cosa, seppur simpatica, però comunque una piccola cosa. Niente, dovrò sistemare il fatto che lei sia diventata un'adulta, lo farò con calma dopo. Stavo notando un attimo una cosa, perché questo animaletto è parecchio strano e in realtà non è un criceto, perché ho selezionato questo habitat. L'enorme successo riscosso dal programma televisivo dei Vuoto Mostri ha dato origine a intere linee di prodotti inaspettati. Praticamente è un roditore molto molto particolare, quindi preferisco avere un criceto. Qua abbiamo pesti i piedi più batti le mani al ritmo dei criceti, e questo invece è per i topi, quindi direi il criceto è meglio. Facciamo così, vado a eliminare questo lo metto qui, cambiamo il colore, lo facciamo come prima, quindi lo facciamo così, ed ecco qua il nostro criceto, molto meglio. Quindi chiudiamo l'episodio così. E come si chiama Gigio, che il nome è sempre quello, dai un dolcetto, gioca insieme e poi chiudiamo qui l'episodio. Ecco qui. Cosa Emily? È un po' a disagio perché bisogna andare in bagno. E vai, ah, perché c'è il vasino, certo, dopo lo sposto. Niente, dai, direi di chiudere qui l'episodio. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo staff pack, se vi piace o qual è la vostra espansione preferita. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti e fatemi sapere, rispondendo al sondaggio, cosa vorreste vedere nel prossimo video. Io vi mando un grandissimo bacione e vi invito a mettere un bel pollice in su per supportare la serie. Noi ci vediamo prestissimo, ciao!